Avanti con l'Inter. Il presidente Claudio Lotito ha rinnovato il contratto del DS con la Lazio fino al 2020 con opzione per altri due anni. Un'operazione annunciata visto che il rapporto era in scadenza proprio in questi giorni, ma anche per il lavoro svolto da Ter. Una scoperta dello stesso Lotito 10 anni fu proprio il presidente biancoceleste a volerlo come uomo mercato al termine della carriera da calciatore nella Lazio. Il rinnovo di Ter è importante nelle strategie del club proteso verso il grande salto nel giro Champions. Si dà così continuità alla programmazione di questi anni esaltata proprio dai vari colpi di mercato messi a segno dal DS albanese, a cominciare da Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. La scelta di voler restare da parte di Ter, molto appetito dall'altri club anche nel panorama internazionale, conferisce nello stesso tempo nuova forza ai progetti della Lazio. In questi giorni la campagna rinnovi di Lotito si sta muovendo ad ampio raggio. Sabato è stato annunciato il prolungamento fino al 2021 del contratto di Stefan Radu in scadenza nel 2020, punto stessi termini per il rinnovo in arrivo di un altro fedelissimo, Senad Lulic, punto verso l'Europa League. Stamane la Lazio è tornata in campo a Formello in vista della gara dell'Olimpico di giovedì sera contro il Marsiglia. Seduta di scarico per i titolari contro la SPAL, lavoro più intenso per gli altri. Infortunati Levi Badel, fuori dalla lista UEFA Patrick e Lukaku, Inzaghi studia un turnover per l'Europa League. Corre in rampa per tornare dal primo minuto, buone chance pure per Caseres e Berisha. Punto di request URL barra video in bed barra 6 CEF 58 e 06 311 e 8 meno 85 219 at 504 e 0 was not found on this server. Punto additionally, a 404 not found error was encountered while trying to use an error document to handle the request. Punto contro il razzismo. Intendiamo ribadire la nostra posizione: la Lazio ha sempre represso certi fenomeni, con iniziative nelle scuole. Da oggi intendiamo promuovere un giorno ogni anno in cui portare 200 ragazzi ad Auschwitz. Così il presidente Lotito rispose alle polemiche dovute alle figurine raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma che alcuni tifosi della Lazio avevano appiccicato nella curva romanista durante una partita contro il Cagliari dello scorso campionato. Il club biancoceleste ha mantenuto la promessa e oggi una sua delegazione, formata dal portavoce Arturo Diaconale, dal club manager Angelo Peruzzi e da alcuni ragazzi delle giovanili, si è recata presso il Lager. Siamo qui insieme ai componenti del gruppo organizzato dal Comune di Roma, inclusa la sindaca Raggi, spiega Diaconale. È un momento particolare perché insieme alla comunità ebraica ci sono due superstiti che si sono trovati in questo campo e che ci raccontano tappa dopo tappa la propria esperienza quando sono stati tatuati, catalogati, spogliati e trasformati in numeri. Perché è giusto non dimenticare la storia, così come gli errori di alcuni tifosi. E la Lazio si muove per sensibilizzare i ragazzi ed evitare che gli errori si ripetano in futuro.